Un colpo di testa di De Falco nel cerchio di centrocampo, Altobello, poi Sciaudone, Defendi, ribattuto, un primo tentativo di lancio in avanti, adesso ci riprova Defendi, tocca indietro ancora per Altobello, controlla, Caputo a terra in area di rigore, proprio all'altezza del dischetto del rigore, si contorce per i dolori. L'arbitro ha indicato già il decimo calcio d'angolo in favore del Bari, però c'è e cerca di andare dall'assistente, no, il Bari deve battere un calcio d'angolo, ma è il cartellino rosso che evidentemente per Della Fiore non gradiscono i calciatori del Padova. Evidentemente l'assistente deve aver riferito, l'assistente deve aver riferito all'arbitro che cosa è accaduto, il fallo, e c'è calcio di rigore, c'è quindi non calcio d'angolo ma calcio di rigore in favore del Bari, quindi l'assistente ha indicato all'arbitro, quindi espulsione di Della Fiore al 17° del secondo tempo e calcio di rigore in favore del Bari, che ora con lo stesso Caputo ha la possibilità di chiudere il conto e di chiudere la partita, e probabilmente cosa che provocherà l'esonero da parte Michele. Sì. C'è il vantaggio della regina d'Ascoli, di Michele, la punizione deviata da Zazza dalla barriera, e poi il pareggio del Provercelli con Ragazzo, Provercelli 2, Brescia 2. Caputo ha la possibilità di battere il calcio di rigore, Caputo ha la possibilità di battere il calcio di rigore e di chiudere definitivamente davvero la partita e di realizzare il 13° gol in questo campionato di Serie B. Doppietta per Caputo, se riesce a superare il portiere, parte in questo istante, è il 18° della ripresa. Amici di Radio Puglia, attenzione, Caputo, il destro, gol! Gol di Caputo, calcio di rigore, Caputo, tripletta, e siamo al 18° del secondo tempo, tripletta di Caputo su calcio di rigore. Dunque l'arbitro aveva concesso il calcio d'angolo, poi su segnalazione dell'assistente l'arbitro ha espulso Della Fiore ed ha concesso il calcio di rigore per un fallo che era venuto in precedenza su Caputo in area, lo stesso Caputo. Michele, quindi vinciamo 4-0, tre gol di Caputo e uno di Ghezzal. Hai detto tripletta di Caputo? No, terzo gol del Bari, terzo gol del Bari, no, vinciamo per 3, non mi far confondere perché io non sono abituato a tanti gol del Bari. Quello è Danny che mi ha messo, Danny, è Monello Danny. Tanta grazia, insomma, i numeri delle ultime 4 giornate di campionato sono impressionanti, 10 punti realizzati e dunque difesa del Bari che ha subito soltanto praticamente il gol di Corvia. Esatto, e maniera realizzati insomma sette. Abbastanza, quindi sette. Direi 7 gol realizzati, insomma siamo con numeri che sono letteralmente capovolti rispetto a quelli del mese precedente, insomma, diciamolo, sino alla partita col Verona i numeri erano disastrosi, vedi cos'è il calcio e il Bari, e vedi la regina che è in vantaggio e quindi si porta a 35 punti, quindi si tiene sempre ad una lunghezza da Bari, quindi nonostante questo qua il Bari non è per niente ancora assolutamente tranquillo, però è una squadra in salute che gioca e quindi sulla quale si può fare affidamento. Sciaudone che parte, Sciaudone perde il possesso del pallone, Babacar viene affiancato da De Falco, Babacar di esterno destro, il lancio per Cutolo che scatta in posizione della sinistra, Cutolo posizione della sinistra, lo marca Sabelli, Cutolo raddoppio di marcatura da parte di Junco che non evita però il calcio d'angolo in favore della formazione ospite. 20° minuto di gioco del secondo tempo, Bari 3 Padova 0, quarto calcio d'angolo della partita in favore del Padova, viene eseguito sulla destra del portiere Lamanna, Cutolo, l'uscita di Lamanna, perde palla,
poi fuori area la conquista ancora. C'è un fallo commesso ai danni ancora di Junco, calcio di punizione in favore del Bari. Junco cercava di, insomma, dalla propria rigore di scattare, di andare verso la metà campo avversaria, ha subito un fallo tattico, calcio di punizione in favore del Bari. Un altro comunicato commerciale. Fashion District Molfetta Outlet, puoi incontrare i tuoi beniamini. Registrati su www.fashiondistrict.it e scopri gli appuntamenti con i giocatori della S Bari. La Manna ha battuto il calcio di punizione direttamente sui piedi di Rispoli. La pressione di Ghezzal, il lancio verso in avanti verso Farias, palla recuperata da De Falco, ceduta a Defendi. Da questi poi ancora Junco, si fa vedere Sciaudone. Defendi ancora, Sciaudone, De Falco, Rossi, Ghezzal tenta un colpo di tacco, pallone ribattuto, ma ancora De Falco, ormai completamente recuperato. Quando dico completamente, dico sta tornando quasi sui livelli dello scorso anno. Michele, un rilancio, sì. Ancora in vantaggio il Brescia, 3-2, ancora Corvia a Vercelli, Pro Vercelli 2, Brescia 3. Caputo, poi Cutolo, palla ora controllata da parte di Cionek. Farias sbaglia tutto, regala una palla a Caputo. Junco è solo in aria per il 4-0, tiro ribattuto, errore di Junco, meriterebbe un gol, 22esimo, ma lui sbaglia quelli facili. Insomma, non è un attaccante col pedigree, non è una punta da tot gol a campionato, però questa, in questa circostanza era proprio solo Caputo, gli aveva messo sul, come dire, sui piedi proprio il pallone del 4-0, che Junco invece ha sbagliato facendosi ribattere la conclusione dall'estremo difensore Silvestri. 3-0 il vantaggio quindi resta in favore del Bari, 23esimo minuto di gioco del secondo tempo. Un colpo di testa di Farias e un fallo laterale adesso in favore del Padova, che aspetta un altro e non Jelenic, almeno comunque la rimessa in gioco è stata eseguita da Rispoli. Verso Farias, bello, la possibilità per Ghezzal di rendersi ancora pericoloso, se ne va l'algerino, ancora Ghezzal cerca di assistere Caputo, il suggerimento non è preciso. Poi Dos Santos, Rossi, Cionek e poi ripartire da Ruspoli. Adesso il Padova con una verticalizzazione, Farias, il lancio poi è da parte a 20 minuti dalla fine della partita, col Bari in vantaggio per 3-0, sempre Cutolo, un tiro deviato e la parata poi successiva di Lamanna. Partita che il Bari, insomma, ha in direi virtualmente, sottolineiamolo, virtualmente vinto, ma insomma dovrebbe succedere veramente qualcosa di incredibile perché il Bari non abbia questi tre punti fondamentali in classifica, mentre sta per entrare in campo anche Raimondi, sarebbe la terza ed ultima sostituzione operata da Franco Colomba, un allenatore molto serio, ma che credo dopo questa sconfitta, peraltro così larga, probabilmente sarà sostituito. Lamanna, palla per Rossi, controlla col petto, mette a terra, supera la linea centrale del campo, Rossi si avvicina alla tre quarti, adesso
adesso va a confluire il pallone su De Falco che glielo restituisce, ancora Rossi indietro verso Sciaudone, defendi, allarga la palla sulla destra dove c'è Junco, in sovrapposizione Sabelli, Junco, Sciaudone, adesso il Bari fa un po' anche di Medina, Sciaudone, defendi, Caputo, Sabelli, palla indietro dove c'è Junco ancora e poi un fallo commesso su Caputo, è un calcio di punizione decretato in favore del Bari. Ecco l'ultima sostituzione, esce Farias ed entra Raimondi. Un altro comunicato commerciale. Non solo moda. Detersivi casalinghi, articoli da regalo. Bari, Corso Sonnino 54, via Carulli 80, via Melo 200. Palese, via Duca d'Aosta 34-36. Nuova gestione. Il vantaggio della Regina ad Ascoli? Beh, tutto sommato è vero che la Regina tallona il Bari, perché si porta a 35 punti, vero? Sì, sì, confermo. Vero Emanuele, però confermo. È anche vero che l'Ascoli a questo punto viene coinvolto pienamente nella lotta per la retrocessione. 37. Questo è un effetto a 37, il Bari è a 36, sì. Quindi ha tutto un calcio di punizione per il fallo su Caputo, allontanato il pallone da parte di De Vitis direttamente in fallo laterale. Risultato saldamente nelle mani della squadra barese, 3-0 sul Padova, tanta grazia, non ce la ricordavamo da chissà quanto tempo. Possiamo concederci un finale di partita con qualche battutina, tutto in come dire. Mentre nel Bari sta per entrare in campo Galano e fa bene adesso l'allenatore del Bari a mandare in campo forze fresche, anche perché, a parte il fatto che ci sono parecchi diffidati, però c'è da gestire l'altra partita fra 5 giorni, cioè domenica sera contro l'Empoli, e quindi considerato che si è giocato soltanto sabato, sono tante partite in pochi giorni, bisogna gestire al meglio le energie, e quindi queste sostituzioni. Ecco Galano che entra al posto di Ghezzal, dunque l'autore del secondo gol del Bari questa sera viene sostituito da Galano, 28esimo del secondo tempo, entra Galano al posto di Ghezzal e viene offerta a Galano l'opportunità per mettersi in morto in una partita, un finale di partita che ovviamente sarà facile per il Bari. Sono queste le occasioni in cui si cerca di rilanciare i calciatori che non vengono da un buon periodo. E infatti Galano va subito a prendere posizione sulla destra, ha ricevuto istruzioni, chiede a Junco di fungere da attaccante sinistro, ovviamente Caputo sarà quello centrale. La rimessa dal vertice dell'area piccola di rigore è stata effettuata dal portiere Silvestri, dopo di testa di Defendi, Galano perde il primo pallone dopo averlo ricevuto, ora c'è lo scatto da parte di Cutolo, bloccato dall'intervento di Sabelli. Galano, palla per De Falco ancora, defendi, Galano, dal settore di destra, converge al centro, scambia ancora con De Falco, poi Altobello, Dos Santos, Rossi sotto la nostra postazione sulla sinistra, De Falco ancora, nuovamente indietro il pallone verso Dos Santos, Sciaudone, De Falco, Sciaudone, cerchio di centrocampo, Sciaudone se ne va, viene trattenuto per la maglietta da parte di Viviani, Sciaudone ancora, norma del vantaggio, poi va giù Sciaudone, dovrebbe esserci cartellino giallo, e infatti per Viviani. Cartellino giallo per Viviani, 30esimo minuto di gioco del secondo tempo, calcio di punizione in favore del Bari per la ripetuta, trattenuta ai danni di Sciaudone che cercava di guadagnare la tre quarti di campo. Calcio di punizione in favore del Bari a 15 minuti dalla fine della partita più recupero. Il Bari, amici di Radio Puglia, è in vantaggio per 3-0, doppietta di Caputo al 38esimo del primo tempo e al 18esimo della ripresa, quest'ultimo gol su calcio di rigore, intervallata dal gol di Ghezzal al 43esimo del primo tempo. Adesso assistiamo a questo calcio di punizione in favore della formazione biancorossa. Sulla palla c'è De Falco, la barriera del Padova è composta
da 3 unità, siamo a 25 metri, De Falco la conclusione fuori sulla sinistra del portiere, applausi anche per De Falco sul distato di fischi, soltanto qualche settimana fa, questo è il calcio, ma De Falco c'è da dire, sta giocando bene, aveva già dimostrato proprio nel secondo tempo della partita contro il Brescia di aver superato il suo momento di difficoltà. Michele, Sabelli, sì. Due risultati cambiati, il Sassuolo in vantaggio a Castellammare di Stabia 1-0 grazie alla rete di Berardi e poi il 3-1 dell'Empoli a Modena, ancora Maccarone. Dunque il prossimo avversario del Bari è in vantaggio, si incontreranno due squadre in grande salute, l'Empoli e il Bari, l'Empoli che viaggia al quarto posto in classifica e il Bari che 10 punti nelle ultime 4 partite, insomma mi sembra che sia un match davvero da seguire con grande attenzione. De Falco, palla per Dos Santos, ancora De Falco, il Bari poi giocherà la settimana di Pasqua giovedì alle 20.45, giovedì della prossima settimana contro il Livorno e in questo caso stiamo parlando della seconda forza del campionato. Galano entra in area dalla destra, Galano indietro, la palla per Sabelli, si coordina per effettuare il traversone verso terra, in area De Falco, ecco il cross di De Falco e la deviazione in calcio d'angolo. 11 tiri della bandierina che stanno anche a testimoniare anche questo, insomma, come il Bari abbia legittimato questo vantaggio di 3-0. Ricordiamo che sta giocando in 10 uomini dal 17esimo della ripresa il Padova per l'espulsione di Della Fiore, ma era già sul risultato di 2-0 quando è stato sostituito e quando è stato espulso Della Fiore. De Falco, la palla per Sabelli, entra in area dopo aver palleggiato un destro e la palla è fuori, alta sulla traversa. Adesso il Bari ci concede queste giocate, un calcio d'angolo battuto da De Falco con un pallonetto verso il limite dove ha agganciato Sabelli, ha commesso anche un fallo di mano, infatti il gioco riprende con il calcio di punizione in favore del Padova. 33 minuti, 19 secondi di gioco della ripresa, amici di Radio Puglia, Bari 3, lasciatemelo dire perché non ci sono abituato, e Padova 0. Attenzione adesso al gioco di Raimondi, chiede triangolo a Babacar, non lo chiude, cioè Defendi pronto ad intervenire e a beneficiare dell'intervento di Sciaudone. Adesso è De Falco, ha superato la linea centrale del campo, De Falco, palla per Junco, Parrossi in avanti, il pallonetto per lui, non aggancia la palla col sinistro, palla oltre il fondo, un altro comunicato commerciale. Fashion District Molfetta Outlet, puoi incontrare i tuoi beniamini. Registrati su www.fashiondistrict.it e scopri gli appuntamenti con i giocatori della S Bari. Rientriamo dalla pubblicità, amici di Radio Puglia. Dunque, seguiamo questa azione del Padova con Babacar. Il suo suggerimento è per Raimondi, costretto poi a portare la palla in palo laterale per la pressione alle sue spalle esercitata da Altobello e da Junco. Terza sostituzione anche per il Bari, esce Junco, entra Tallo, mi sembra giusto dare a Tallo la possibilità di giocare perché ricordiamoci che aveva realizzato una doppietta nell'incontro precedente interno vinto dal Bari per 2-0 qui allo stadio San Nicola. 34esimo del secondo tempo, esce Junco, entra Tallo, dunque l'opportunità per il calciatore ivoriano, mentre Rossi batte il pallo laterale sulla sinistra dello schieramento difensivo. Una pressione regolare proprio di Tallo e danni di Rispoli. Viviani ha ceduto la palla indietro a Trevisan, che dopo l'espulsione del compagno di squadra Della Fiore ha assunto il ruolo di difensore centrale. Poi ecco Raimondi ancora è stato colpito, Claudicante lascia proseguire Viviani, l'arbitro fa proseguire il gioco, non ha revisato un fallo, evidentemente si è fatto male da solo Raimondi. Cutolo indietro la palla, il suggerimento da parte di De Vitis e poi il fallo laterale in favore del Padova stesso, operazione che è eseguita in questo istante. Rispoli, Viviani, il tiro da dimenticare dall'altezza dei 20 metri, la rimessa dal fondo in favore del Bari. Mancano esattamente 9 minuti più recupero alla fine della partita, il Bari è saldamente in vantaggio 3-0, doppietta di Caputo, gol di Ghezzal,
Padova che uscirà sconfitto dallo stadio San Nicola e che probabilmente questa sconfitta costerà la panchina al tecnico Franco Colomba, che vediamo macerarsi davanti alla sua panchina, non sa che santo votarsi. Michele, lui che è un allenatore abbastanza calmo, flemmatico, sì. Il raddoppio della Regina, show di David Di Michele. Regina 2, Ascoli 0 ad Ascoli. Non dimentichiamo che il Bari giocherà a Reggio Calabria, cioè per rendersi conto della gravità della situazione in cui si era cacciato il Bari sino alla sconfitta interna contro il Verona, basti pensare che 10 punti non sono serviti, 10 punti in 4 partite non sono serviti a tirarlo fuori dalla zona rossa. C'è poco da fare. Intanto c'è un'iniziativa da parte di Galano, poi a centrocampo e poi sbaglia Ciaudone un suggerimento, ma ha giocato una partita praticamente perfetta, palla in fallo laterale. Dicevo che il Bari infatti con 36 punti avrebbe le calcagna alla Regina, e adesso non so se con lo Spezia pari punti, sì, con lo Spezia pari punti, però bisognerebbe vedere la classifica perché deve ancora giocare contro lo Spezia la partita di ritorno allo stadio San Nicola, ma ammettendo che il Bari la vinca a parità di punti nei confronti nei confronti diretti ci sarebbe la differenza rete, non so come è messo lo Spezia, però voglio dire che nonostante questa squadra il Bari insomma non attenzione, De Falco è una bomba di Ciaudone ribattuta, il Bari non è ancora fuori dai pasticci e ha un calendario peraltro insomma che lo porrà, però quello che conforta è che la squadra dimostra di essere in salute, vince per 3-0 contro il Padova dopo aver pareggiato a Brescia, dopo aver battuto la Juve Stabia, dopo essere riuscito a vincere fuori casa sul campo di una diretta concorrente come il Vicenza, quindi sono tutti questi indicatori insomma di una situazione di salute che si può, cioè non si vivranno queste partite prossime con lo stesso patema d'animo con cui si viveva sino ad un mese fa, insomma questo è il concetto che voglio esprimere, si può essere fiduciosi. Raimondi supera Ciaudone, calcio di punizione in favore del Padova, fallo commesso da Ciaudone, calcio di punizione che aveva battuto appena dentro la metà campo barese, mancano 6 minuti e 10 secondi più recupero alla fine, adesso c'è un calcio di punizione per gli ospiti per un fallo commesso da Rossi ai danni di Raimondi, calcio di punizione che verrà battuto sulla fascia destra del campo all'altezza del limite dell'area di rigore. Io vorrei ricordare che al termine della partita ci saranno le interviste dalla zona mista dello stadio San Nicola e quindi ovviamente è un appuntamento imperdibile per i nostri radioascoltatori e per coloro i quali ci seguono attraverso il web dal sito www.radiopuglia.it. Attenzione allo scatto di Tallo, ha superato la linea centrale del campo, Tallo se ne va ancora, Tallo effettua un lancio per Caputo, libero al limite dell'area di rigore, stoppa la palla il capitano, poi preferisce servire Sabelli in aria, il destro e la palla di poco fuori, conclusione di Sabelli, il diagonale, la palla fuori, 39esimo. È stato anche un po' altruista forse Caputo, avrebbe potuto tentare, ho visto lo stato la serata di grazia, avrebbe potuto tentare la conclusione e invece ha preferito servire Sabelli che aveva maggiore libertà, il destro, il diagonale di Sabelli è terminato a lato sulla destra del portiere Silvestri, 40esimo minuto di gioco del secondo tempo, Bari 3 Padova 0, Babacar in palleggio, Ciaudone come al solito gli toglie il pallone, Dos Santos indietro per Sabelli che scivola, si rialza, subisce però l'attacco da parte di De Vitis che gli toglie il pallone, è scivolato e ha perso palla, quindi Sabelli, poi attenzione al solito Cutolo, mette la palla in aria, De Falco la allontana e la sottrae alla possibilità dell'intervento da parte di Rispoli, poi De Falco lancia Tallo, è in posizione di fuorigioco, sì, è in posizione di fuorigioco Tallo. Un altro comunicato commerciale. Tocca il cielo con un dito. Entra su l'intrigosexyshoponline.it e scegli ciò che desideri. Ti arriverà a casa o sul posto di lavoro con pacco totalmente anonimo in 24 ore. Ciaudone, De Falco, Caputo e poi ancora un suggerimento da parte di Raimondi, il palleggio di Dos Santos, il lancio verso Tallo, trattenuto Tallo, forse c'è la fallo, i suoi danni, non è stato fischiato.
e adesso Livoriano va a contrastare Trevisan, fallo laterale in favore del Padova. 3 minuti e 45 al 90esimo, Bari che sale in classifica a 36 punti, portandosi alle spalle del Crotone, dell'Ascoli. Adesso tra un po', insomma, faremo un po' il punto con Emanuele Caputo della situazione. Io vorrei ricordarvi anche l'appuntamento di domenica sera alle 20.45 da Empoli per la telecronaca di Empoli-Bari. Caputo, palleggio di De Falco, Rossi, ancora per De Falco, fallo laterale in favore del Bari. Ha segnato al Bari, la rimessa in gioco davanti alla panchina occupata da Franco Colomba. Rossi esegue la rimessa in gioco con le mani, 3 minuti più recupero alla fine, fallo, ha perso un duello a Fashion District, poi Cutolo, evidentemente Danny Di Lorenzo vuole andare in onda l'ultimo comunicato commerciale, tra un po' glielo consentiamo. Adesso Trevisan, il capitano, fa partire un lungo lancio verso il settore di destra dove è intervenuto Rossi, Caputo addirittura nella prova a metà campo, il capitano che scatta, la sua pressione supera la linea centrale del campo, se ne va ancora Caputo, si presenta al limite, il destro in corsa, e quando calcia in corsa dopo aver percorso 50 metri alla fine della partita è difficile che possa avere lucidità Caputo, infatti però riceve, come avete sentito, gli applausi del pubblico. E io invece vorrei coinvolgere appunto Danny Di Lorenzo con l'ultimo comunicato commerciale. A Fashion District Molfetta Outlet. A Fashion District Molfetta Outlet. A Fashion District Molfetta Outlet puoi incontrare i tuoi beniamini. Registrati su www.fashiondistrict.it e scopri gli appuntamenti con i giocatori della S Bari. Galano, posizione dalla destra. Galano punta Trevisan, fallo laterale, rimessa assegnata al Padova. 1:40 più recupero, 3-0 il risultato, tondo tondo in favore del Bari. Doppietta il Caputo che ha segnato il terzo gol del Bari sul calcio di rigore, intervallata dalla rete di Ghezzal. Michele? Sì. A Modena, accorcia le distanze il Modena, Andelkovic, Modena 2, Empoli 3. Poi c'è una rovesciata da parte ancora di Trevisan, Utolo contende un pallone a Galano, Utolo, Trevisan, il palleggio di De Vitis, Cionek, indietro la palla per il portiere Silvestri, ma ormai tutto questo non ha più senso perché la partita è praticamente chiusa per il Padova, il Bari vince per 3-0 e dunque si tratta soltanto di commentare questi minuti finali, insomma uno ancora che c'è da giocare più il recupero, sottolineando però come ci sia stata una, dopo la sconfitta di Vercelli, a cui è seguita anche la sconfitta interna contro il Verona, ma che una sconfitta che aveva già dei connotati diversi rispetto alle precedenti, c'è stata una inversione, il Bari è ancora, non è ancora, come dire, in salvo, insomma, non è ancora fuori dalla zona rossa. Sciaudone, palla per Galano, un colpo di tacco si concede anche questo, Galano è entrato in campo nella ripresa, poi Defendi, grande protagonista anche questa sera, ecco ancora Galano, vince un dribbling, se ne va dalla posizione della destra, entra in area di rigore Galano, Galano ancora, Galano insiste nell'azione personale, va sul fondo e non riesce a trovare il tempo per chiudere il cross, applausi comunque anche per lui, stasera se ci fossi io in campo li prenderei anch'io applausi, sul 3-0 sarà... è tutto molto più facile. 2:30 alla fine di Bari-Padova. Dunque, vogliamo dare uno sguardo alla classifica partendo dall'ultima posizione, quella del Grosseto? Grosseto 23, Provercelli 25. Con calma, così i nostri ascoltatori che non hanno la visualizzazione possono... Nel frattempo Di Michele capire. Di Laga, tripletta ad Ascoli, quindi Ascoli 0, Regina 3. Grosseto ultimo. Grosseto 23. Poi penultimo Provercelli 25. Vicenza 7 punti in più, 32. Poi Regina 35. Spezia e Bari 36 e poi Ascoli Crotone
37 e una sfilza 38, vero? Minuti di recupero concessi dal signor Manganiello, che per la seconda volta in questo campionato va a dire la palla indietro verso Alto Bello, e poi addirittura verso inferiore ovest. A mio avviso l'ha fatto volontariamente, ha calciato fortissimo mandando il pallone, che però torna in campo, molto educatamente, cogliere le c'è un posto